risponde l'assessora, poi cominciano a farsi delle repliche. Prego. Allora, io credo che sia necessario dare qualche informazione precisa con le date di date, perché mi sembra che qua le ricostruzioni siano state un po' fantasiose e molto personali, nonché poi le conclusioni personalistiche. Allora, innanzitutto la prima precisazione, l'ho già detto ma lo ribadisco, noi spendiamo 141.000 euro solo per la 321 e la 322, questa cosa la diciamo da tanti anni e la ribadiamo, quindi noi stiamo pagando in convenzione solo due linee e le altre non le paghiamo. Cara Grazia, è così, speriamo che sia così in futuro, ma ricordiamocelo, i chilometri bus che noi stiamo pagando sono solo per queste due linee, spero che sia finalmente chiaro. Dopodiché, per quanto riguarda invece come mai ci siamo sognati di fare questa cosa, abbiamo già detto, altri hanno ricordato, che evidentemente ci sono diversi stakeholder. Quando ci siamo insediati, subito a maggio, noi ci siamo insediati, abbiamo fatto il giuramento il 30 aprile, 5 anni fa, subito a maggio, il 18 maggio, il 28 maggio, il 10 giugno io ero a Milano a fare questi tavoli di ambito 5 e avevo già aperto i cassetti in cui il mio precedente assessore che si occupava dei trasporti aveva lasciato delle istanze che dovevano essere portate avanti. Quindi evidentemente ho ascoltato il territorio per quello che potevo ascoltare in quei mesi, ma avevo già una base su cui lavorare, tra cui la richiesta di spostamento del capolinea a Dazio. Quindi evidentemente non mi sono inventata nulla, ho semplicemente portato seguito ad un'istanza di una parte della città. Per quanto riguarda le richieste degli autisti, noi sappiamo benissimo che erano in disagio, ed erano in disagio non solo perché, ahimè, non c'erano i servizi nel nuovo capolinea, ma perché la 64 non ha i servizi neanche dall'altra parte. Quindi questo noi ce lo dobbiamo dire, perché sennò sembra che a Corsico non pensiamo ai bisogni degli autisti, mentre Milano li pensa. Al capolinea della 64, dall'altra parte del comune di Milano, non ci sono i servizi igienici. Parimenti. Sto solo dicendo, dando un dato di fatto, non sto dicendo che questa sia una buona cosa, tanto che abbiamo subito pensato che fosse necessario mettere questi servizi igienici. E nel marzo del 2012, quindi dopo pochi mesi che era stata attivata la sperimentazione, ci venne data l'autorizzazione a fare questi servizi igienici lì all'omnicomprensivo. Però visto che noi la città l'ascoltiamo e quindi in realtà avevamo subito sentito che c'erano dei disagi, una parte della città era contenta, gli studenti erano contenti, le mamme ci scrivevano contenti, i dirigenti scolastici erano contenti, una parte della città che andava a Milano senza fermarsi al Dazio era contenta, ma altri ci venivano a dire che non andava bene, noi abbiamo subito chiesto al Comune di Milano, quindi dopo meno di un anno, di tornare al Dazio, ma il Comune di Milano con un documento del 27/10 del 2012 ci disse no. Ci disse: la presente nota è risposta alla vostra datata il 5 ottobre del 2011, dopo pochi mesi di sperimentazione. Si comunica che il ripristino del capolinea nella precedente posizione comporterebbe disagio per gli utenti che in direzione Milano hanno come destinazione la linea M1, in quanto imporrebbe loro la sosta al capolinea durante il tragitto. Si ritiene più opportuno individuare un nuovo capolinea in Corsico all'estremità della linea. A fronte di tale considerazione si resta in attesa di conoscere la volontà di questa amministrazione. Evidentemente all'estremità della linea noi avevamo in realtà il quartiere delle persone, e lì su questo con il consigliere Mei ci siamo anche incontrati e parlati sia in commissione. Quindi ci siamo detti che era necessario identificare, era necessario identificare la richiesta, vorremmo sapere noi. Vogliamo sapere la richiesta. Presidente, siamo senza presidente? Presidente, ha dato le dimissioni. Stiamo. Quindi noi abbiamo proceduto con. Vai, che siamo anche tu qui. Abbiamo proceduto quindi con l'identificazione di due ipotesi e queste due ipotesi sono state vagliate. Dopodiché nel nostro interloquire evidentemente con il Comune di Cesano, visto che furono gli stessi autisti. Il 17 marzo 2014 una lettera dell'RSU di Giammellino ci chiede, relativamente alla modifica del capolinea della linea 64, di spostarla dalla posizione attuale, ad oggi situata in via L'Italia, a quella da noi richiesta in via Cellini. Questo è un documento protocollato. Allora, io
Sto solo dando questi elementi perché sembra che se no altrimenti le cose ce le siamo assolutamente inventate e che abbiamo aspettato questi anni senza ascoltare nella città né senza ascoltare le istanze delle altre, degli altri attori. Invece così non è stato, perché proprio perché abbiamo dovuto ascoltare i vari attori non è stato facile prendere una decisione, tanto più che sapete anche che c'è stata anche l'elezione a Cesano Boscone, sono cambiati gli interlocutori e quello che voi sapete è che si è perfezionato l'atto adesso con Simone Negri che è andato in consiglio comunale qualche settimana fa, ma sappiamo benissimo che la richiesta è di qualche anno fa ed è a firma davanti, evidentemente anche loro la richiesta l'hanno fatta da tanto tempo, gli interlocutori sono cambiati, quindi anche la contrattazione poi rispetto a come trovare soluzioni condivise è andata avanti diversamente. Per quanto riguarda questo il discorso invece dei 500.000 euro che continua a essere appunto un numero ripetuto come un mantra, qui abbiamo il documento del 30 novembre del 2010 in cui, questo è un verbale dell'incontro fatto a Milano nel 2010, in cui si dice: l'assessora Brumetti evidenzia le sollecitazioni ricevute da parte di cittadini residenti nel quartiere Burgo, stiamo parlando del 2010, ci eravamo benissimo accorto che esisteva quel quartiere evidentemente, è stato costruito dall'amministrazione precedente. Quindi la Brumetti evidenziava le sollecitazioni ricevute da parte di cittadini residenti nel quartiere Burgo di recente realizzazione inerenti alla necessità di avere un collegamento con il mezzo di trasporto pubblico e chiede di valutare l'ipotesi di far avvicinare la linea 327 al quartiere suindicato. Immediata risulta la risposta negativa, in quanto i tempi di percorrenza per il raggiungimento della destinazione Bisceglie sarebbero stati aumentati. Viene richiesto allora di fare una proposta diretta, cioè una proposta relativa all'istituzione di una nuova linea che viene immediatamente esplicitata con questa linea che serve il quartiere Burgo e Bisceglie, quindi si parla di una linea nuova, il consigliere Di Capo continua a confondere l'anello della 327 con la linea nuova, i 500.000 euro sono riferiti alla linea nuova, non un anello di allungamento, il cui costo annuale viene stimato approssimativamente in 500.000 euro, quindi queste sono tutte le documentazioni. Per quanto riguarda la necessità di ragionare in termini di città metropolitana, è evidente che da sempre ci si è mossi cercando di servire la città e di rispondere alle esigenze dei vari quartieri. E esattamente come adesso abbiamo deciso infine di far tornare al Dazio il capolinea, abbiamo una parte di città contenta, una parte non lo è, ce lo sta già dicendo. Ma pazienza, noi sappiamo che governare vuol dire cercare di ottimizzare le risorse che si hanno e di trovare soluzioni che massimizzino i benefici della collettività, ma non si può certo accontentare tutto. Rispetto al dire che queste sono decisioni in particolare dell'assessora, ha già risposto ovviamente la sindaca, ma io di questo, su questo vorrei ovviamente ringraziare la sindaca, perché in questi anni la cosa che ha introdotto, e io trovo sia un valore, l'abbiamo detto più volte, ma forse adesso, visto che siamo in conclusione di questa consigliatura, vale la pena ribadirlo, ha introdotto appunto la necessità di ragionare dei vari temi importanti in giunta, quindi di portare le varie istanze e guardarle in giunta in modo approfondito. Quindi evidentemente ogni passaggio che è stato fatto con l'approvazione della giunta, e non dimenticatevi che eravamo anche in sede di realizzazione del PUT, del piano urbano del traffico, e che quindi anche in quella sede sono stati considerati i vari aspetti positivi e negativi delle varie decisioni, anche con l'assessore che all'epoca sedeva qua di fianco a me. Chiudo sul dire il quartiere Lavagna è il quartiere in cui pianto le magnole. Il quartiere Lavagna è un quartiere che amo e in cui vado volentieri a ballare il valzer o il tango appena posso dagli anziani Cabassina. Abbiamo fatto tante cose, amiamo il laghetto Cabassina, amiamo il quartiere, il parco, ce ne prendiamo cura, abbiamo voluto infatti trasferire lì un'associazione, un mercato, che è l'associazione Brava! È l'associazione
andando a presidiare il parco. Sì. È un'associazione nata da un progetto. Abbiamo chiuso un asilo là. Le cui attività sono state. Abbiamo chiuso un asilo là. Innovative, tanto da essere citate dalla Regione Lombardia in un contesto internazionale di 6 nazioni, il progetto URBA, come una delle tre, dei tre progetti eccellenti della Regione Lombardia, e di recente abbiamo ospitato 60 studenti internazionali con il professore di Auckland, della Nuova Zelanda, che sono venuti a studiare il quartiere e a studiare anche l'edificio dell'archeologia industriale in un contesto di urban design. Questo per dire che si sta ragionando sul quartiere a tanti livelli di tipo diverso. Credo che prendere decisioni sia sempre difficile, credo che però sia importante prenderle in modo collegiale, e credo che sia importante continuare ad ascoltare la città, che è quello che abbiamo sempre fatto in questi anni e che continueremo a fare. Comincia la fase delle epiche, uno per gruppo, 5 minuti. Ehi. Nei, di Capua. No, professore, io devo andare via. Posso farlo? Perché sta prima a me, se concede. C'è un cittadino che sorride, non ho capito se ha problemi di denti o robe varie. Perché? No, neanche sorride. Allora, no, no, perché il sorriso ironico, chiedo di farlo perché devo andare via, è possibile? Se non si è mai d'accordo. Ok, grazie, scusami. Il sorriso a volte... Allora... Ho sentito parlare di 60 bambini che sono ragazzi che sono arrivati. Io l'altro giorno, domenica scorsa, a Gudo Gambaredo ne sono arrivati 300 per visitare il parco che c'è lì. Quindi non quantifichiamo i 300 bambini o i 600 bambini. Signora, per cortesia. Io devo davvero ringraziare la sindaca e mi ha fatto cambiare idea personalmente, perché sono riuscito a capire oggi due vedute diverse del problema. Mentre da una parte noi, la sindaca, e la ringrazio alla sindaca, che si impegna con i cittadini del quartiere a ripristinare al più presto possibile il capolinea della 64, ora su questo punto, dicevo, mi ha fatto cambiare idea, perché quando dicevo prima che sbagliare è umano, la sindaca non è che ha sbagliato, si è reso conto della gravità di questo cambiamento che ha portato all'interno del quartiere. Abbiamo impiegato 3 anni, però bisogna apprezzare. Io parlavo prima con i miei dell'opposizione che ho apprezzato quello che dice la sindaca, o perlomeno quello che dice l'assessore, perché ci stiamo arrampicando su vetri. Ora, io non ho visto mai, io ho fatto il tranviere, che a Milano i servizi igienici per i tranvieri ci sono da tutte le parti. Da tutte le parti ci sono. E quindi non è vero che a Milano non ci sono, no, i servizi igienici per i tranvieri, perché ci sono da tutte le parti, anzi si fa attenzione. Ma è vero anche che a Corsico noi abbiamo tutti i punti toccati che i nostri tranvieri, no, i nostri gloriosi tranvieri, hanno la possibilità anche di bersi un caffè e fare quello che devono fare. Ma non dimentichiamo in Piazza Europa, noi non lo dobbiamo dimenticare in Piazza Europa, che è stato messo un, scusate, non so il termine, ma un gabinetto biologico, è stato messo l'esigenza che c'era in quel caso. Voglio ricordare che in quel quartiere l'unico bar aperto che c'era, che poteva servire per i nostri tranvieri,
chiudeva alle 7 di sera. Chiudeva alle 7 di sera. Allora fu pensato di fare questo. Quindi, a mio modo di vedere, i servizi igienici non c'entrano nulla con aver spostato tutto questo capolinea. C'entra nel momento in cui signor Varieschi, grazie, nel momento in cui si fa un discorso di agevolare qualcheduno e negare il servizio ad altri. Abbiamo sentito che il quartiere sono persone anziane, abbiamo sentito che il quartiere va servito perché le persone anziane hanno più bisogno di magari il ragazzo che va a scuola, no? E quindi, a mio modo di vedere, è stata una cosa scellerata. Non è vero che è una questione personale. Quando uno non sa dove aggrapparsi, si aggrappa su queste cose. A me, se la 64 funzionava, io ero felicissimo. Se la 327 poteva passare nel quartiere Burgo, ero felicissimo. Perché questo tocca a un consigliere comunale, a un rappresentante dei cittadini, dare i servizi alla città, cercare di collaborare per dare i servizi alla città. Invece noi li abbiamo tolti. Concludo, per quanto mi riguarda, che apprezzo molto, signora sindaca, davvero, mi creda. In certi momenti, dicevo prima, appena ho pensato persino di venire là e ringraziarle proprio, dargli la mano, perché lei ha fatto, se io non c'ero quella sera lì, lei se si è impegnata vuol dire che era possibile farlo. Allora mi chiedo e chiudo, se è possibile farlo adesso che siamo sotto campagna elettorale, perché non si è potuto fare 2 anni fa? Grazie, arrivederci. Messaggio da Zaia, puoi dire le ACV ignora. Altri per replica? Sì, grazie, buonasera. Allora, io parto da una frase che ha detto il sindaco, se non ho capito male, lei sindaco ha detto che il tutto è partito da una ripetizione. Una richiesta. Questa cosa, che poi l'ha ripetuta anche l'assessore per giustificare l'inizio, la ebbe a dire anche in commissione consigliare. Io feci, assessore per cortesia, io feci la richiesta di accesso agli atti, ma non ho trovato nulla. Non ho trovato nulla. Ho ancora la richiesta, visto che lei porta la documentazione, io domani le faccio avere la richiesta che feci a suo tempo. Non ho trovato nessun documento che giustificasse una riunione fatta dalla precedente giunta e che lei ha detto che ha trovato nei cassetti per creare o spostare il capolinea e metterlo dove poi l'avete messo. Io vede, contesto il metodo, non le idee, perché le idee, io sono a favore del pluralismo delle idee, io ascolto chiunque. Contesto il metodo, assessore. Lei ha usato un metodo, quando noi in commissione le facemmo notare che non era corretto, era una prova, ma che era anche evitabilissima questa prova, siete andati avanti comunque, perché la commissione la facemmo subito, se non mi ricordo male già nel 2010, tardo 2010, novembre se non mi ricordo male. E già lì lei poteva anche soprassedere, evitare, no, invece si è voluto andare incontro a fantomatici cittadini, ripeto, ho fatto la richiesta, non mi è pervenuto nulla. Quindi seguendo questi fantomatici cittadini, che erano una minoranza, ma una minoranza, le proporrò anche le firme che avevamo sospeso quando lei prese impegno di togliere il capolinea, io non andai avanti. Noi ci siamo trovati veramente in una situazione che adesso è inutile ripetere, l'abbiamo detto e stradetto e lei ha risposto. È vero, lei ha portato la documentazione e tutto, però le ripeto,
lei ha detto che ha trovato dal precedente dei documenti, il sindaco ha detto che c'è stata una richiesta, io feci accesso agli atti e di questi documenti io non ne ho. Ho la risposta dove si dice che non ci sono questi documenti. Di specificare meglio che cosa il consigliere voleva. Io questo non so ancora a memoria la risposta. Detto questo, a proposito del metodo, io avrei preferito che lei, venuta in commissione, avesse fatto un'assemblea di cittadini, dove avrebbe spiegato ai cittadini che una minoranza, ma una minoranza sparuta, voleva essere servita e quindi che si portasse il capolinea in via Italia. Per servire che cosa? Boh, non lo so per che cosa servisse, però fatto sta che si voleva spostare capolinea lì. Anni fa era davanti al Bar Sergio, non si chiama più così, ma io ormai ho cresciuto così, a sua memoria si chiama Bar Sergio, si è spostato e bla bla, va bene, però lì almeno gli autisti potevano fare i loro bisogni. Quindi questa assemblea dei cittadini, come lei l'ha fatta per riportare le cose come erano prima, mi sarei aspettato da lei che invece la facesse anche per dire: guardate che io ho quest'idea, cosa ne pensate? E si fidi che la sparuta compagnia di quei cittadini che pare gli abbiano chiesto di fare quello spostamento sarebbe stata surclassata dalla stragrande maggioranza. Poi lei ovviamente prende tutto per personale. Vede, assessore, in 5 anni lei nel mio quartiere ha tagliato 49 alberi e non ne ha piantati neanche uno. Lei dice che ha rifatto o ha rinsavito il parco. Grazie a Dio ci voleva lei per dirmi che io avevo il parco quando mi faccio la mattina. Sono 42 anni che ho il parco quando mi faccio la mattina. Lei mi ha detto che quel parco è stato rinsavito, eppure mancano la bellezza di 9 panchine. Quel parco, che lei dice che viene spesso in quartiere a ballare, sono contento per lei che viene a ballare, quel parco in cui c'è un bar che è in disuso, che il sottoscritto in più di 2 occasioni, in interpellanze, fece capire alla giunta, a lei e al sindaco, che non era il caso di fare un bando di gara così alto, tanto è vero che in quel periodo poi andò a Ramengo, poi, perché i conti erano questi, però lei mi cita Buon Mercato. Peccato che Buon Mercato, però, lei può dire che può venire, guardi, può venire l'australiano, lo svedese, il siciliano, non mi interessa. Buon Mercato è lì a 1200 euro all'anno. Il bar Cabassina è lì, per cortesia, il bar Cabassina è lì a 12.500 euro all'anno. Lei dice che Buon Mercato l'avete messa a sorvegliare il parco, così ha detto lei. Sì, ha detto lei. Peccato che Buon Mercato è solamente lì venerdì pomeriggio, gli altri giorni lo sorveglia, grazie a Dio, il custode, che è una gran brava persona. Però lei è venuta a inaugurare la Magnolia, brava, 200, cos'è che ha detto, 200 metri quadri, l'ha recintato pure se non mi ricordo male, no? Ha piantato la Magnolia, brava. Io mi ricorderò di lei perché fu quella che ha piantato la Magnolia. Se dovessimo vincere, la prima cosa che faccio la vado a togliere, questo è poco ma sicuro. Grazie. C'è chi fa le 5 torri a 15 piani, c'è chi fa le altre. Io ho fatto un intervento ma non mi è stata data la risposta, sto ancora aspettando. Siete di sindacato, eh? Giacomo, che dovevi scappare, hai voluto fare il tempo. È arrivata la telefonata che non serve più. Mi hai fatto perdere il tempo. Cazzo.
Posso darle la risposta al veloce? No, sono torno. Si chiede. Chiedo scusa alla consigliera Riggio. Era, me lo sono segnato, era l'unico di fatto sulla 322. Come mai sono stati ridotti i tempi di percorrenza? Se sono state soppresse le fermate? Mi ha detto di sì, questi 7 minuti in meno di percorrenza sono dati dal fatto che la 322 non farà più l'anello che entra in Cesano Boscone, quindi andrà direttamente a Bisceglie. Quindi sono state soppresse delle fermate in territorio di Cesano, ma non in Corsico, il tragitto su Corsico rimane uguale. Esatto, non fa più la parte di salire e scendere, va dritto a Bisceglie, quella è la differenza. Altri per replica? Altri gruppi per replica? Nessuno? Chi è che parla? No, chi è che parla? Marieschi. Perché replica? Perché voi non avete replicato? Una replica come la ragazzi, uno per ogni gruppo, dai. Siamo in fase di replica. Ma chiedo scusa, presidente. Uno per ogni gruppo. Per ogni gruppo? Diciamoci, sì, regolamento. No, sì, no, no, è stato fermato. No, 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 vabbè, però. La replica chi è intervenuto, poco fa la sindaca ha detto lei. Questo è italiano, si replica. Prego, un esempio ulteriore, forse l'ultimo o il penultimo, se ci vedremo qua anche domani, del Consiglio Comunale in tempo di campagna elettorale, che non è che cambia molto le cose rispetto a prima, semplicemente un po' le peggiora, per quanto è possibile peggiorarle. Questo è il punto. Di che cosa stavamo parlando oggi? Qual è la delibera? 322, 323. Si potevano anche fare dei discorsi, non dico altissimi, però si poteva parlare, come è stato l'intervento della sindaca, come è stato fatto in un paio di interventi, si poteva anche parlare di politica dei trasporti, perché di questo stiamo parlando. E stiamo parlando di una cosa che forse ti va Dio e finalmente si potrà e si dovrà, anzi, ragionare in termini sovracomunali per determinate cose. La 322 e 323 è esattamente una di queste, sì o no? Mi pare di sì. Questo io l'unica cosa che ho sentito, no, una delle poche cose che ho sentito o delle più pregevoli cose che ho sentito sulla 322 e 323, noi che ci azzecchiamo con la 322 e 323, noi qui oggi stiamo perdendo tempo. Scusate, secondo me oggi noi stiamo perdendo tempo quando ci sono questi interventi. La 322 e 323 non è una perdita di tempo e come è stato detto da altri, l'autobus che arriva alla stazione vuol dire meno automobili in giro per l'Interland e Corsico, ivi compreso Corsico, o forse questo non interessa a nessuno. Però allora continuiamo così, facciamo questi nostri belli interventi che non so, forse fanno bene al nostro ego, all'ego di qualcuno, se poi si va a rivedere come è venuto in camera col suo profilo di giorno. Poi non si ascoltano le risposte e si perdono le risposte dell'assessore alle domande che sono state fatte. Per cui se sono state fatte, se si dice che poi si è parlato solo dei servizi igienici, si è parlato un sacco di servizi igienici che peccato non c'erano neanche dall'altra parte, cioè da dove siamo partiti e dove ritorneremo, ed è anche stato detto che si erano prese delle misure per metterli. Ma se proprio vogliamo parlare di queste cose, però stiamo sul pezzo se facciamo le domande. Invece non ascoltiamo le risposte, non ci leggiamo le pratiche, ci vantiamo quasi di non leggere le pratiche, ma scusate, e poi diciamo questo tocca a un consigliere comunale. Questo è per te. Beh, scusate signori, forse questo tocca a un consigliere comunale, forse questo la dice lunga sul grado di interesse di alcuni consiglieri comunali nei confronti dell'argomento che si tratta oggi. Questo è importante.
E poi c'è qualcuno che ha anche il coraggio di dire, di sindacare sull'espressione del pubblico. Ma siamo matti? Questo è per te. Questo è per te. Ma io questo qua parla dell'argomento. Dopo che ho sentito parlare di stravaganze, parla dell'argomento. Mi ha detto i motivi, poi magari non ti piace. Però i motivi erano quelli, dell'argomento ho parlato all'inizio, del 322-323, di questo si stava parlando. Per il resto, per la 64, si sono ascoltate delle istanze dei cittadini e poi dopo un certo periodo andate, avreste dovuto ascoltare l'intervento della sindaca e dell'assessore che magari vi è sfuggito, vi piacciono oppure no gli argomenti per cui sei andati in questa direzione. Abbiamo apprezzato, si è in ascolto della città e si va in un'altra direzione, il che vuol dire anche avere un certo coraggio politico che magari non piace. Però poi a proposito, con questo ho finito. Solo una cosa, caro me, comunque stai tranquillo che la Magnolia secondo me sarà molto florida per i prossimi anni a venire. Grazie. Ci sono altri gruppi per la replica? Altrimenti passiamo alle dichiarazioni di voto. Sempre uno per gruppo. Chi comincia per la dichiarazione se volete fare, non siete obbligati. L'assessora, prima delle dichiarazioni di voto eventuali, qualche risposta alle ulteriori osservazioni e poi passiamo alle dichiarazioni di voto per chi vuole fare. Prego. Allora, solo una precisazione. E la replica dell'assessore. E cinque cose della risposta alle ultime cose. Ai trasporti. La prima è, ora capisco di cosa sta parlando il consigliere May. È un melograno, non è una magnolia che l'abbiamo piantato. È un bellissimo melograno, simbolo di abbondanza, simbolo del progetto Genuina Gente. Abbiamo creato un orto collettivo bellissimo, hanno raccolto oggi i ravanelli, quindi stanno crescendo delle cose, si sta creando comunità. Questo vuol dire seminare, fare cose di alto livello. Vorrei dire cinque concetti sui trasporti che mi sembrano importanti. La prima è la tariffazione integrata, la chiediamo da anni e questo che dobbiamo portare ai tavoli della città metropolitana. La seconda è il biglietto chilometrico, lo chiediamo da anni e questo che dobbiamo portare ai tavoli della città metropolitana. Lo dico per tutti, a chiunque si trovi a questi tavoli deve continuare a ribadire queste cose. I treni, li abbiamo di 30 minuti, ci servirebbero di 15 minuti, lo diciamo da anni, ancora non ce li abbiamo, questo deve diventare la Suburbana 9 se veramente deve essere una vera metropolitana. I mezzi di superficie, la puntualità è questo che ci serve veramente, non tanto dov'è il capolinea, che siano puntuali e che non vengano spostati i mezzi dalla periferia per andare a nutrire il centro quando ci sono dei disguidi, perché questo accade e questo è un altro dei problemi che vanno affrontati se si vuole fare politica di trasporti a livello metropolitano. E ultima, chiudo con una bella notizia che già sapete, ma la ufficializziamo, il car sharing arriverà, tutti e tre gli operatori, Enjoy Twist e Car to Go, e quindi la città sarà coperta, una delle poche città della città metropolitana. Anche il Guto Cantareto c'è questo. Allora, dichiarazione di voto. Se no, non c'è nessun gruppo che vuole fare dichiarazione di voto, passiamo al consigliere Taranto. Delle linee urbane, urbane non è stata in quanto rappresentante, quindi non le ho mai utilizzate, magari mi vergogno anche per questo, c'è utilizzato la macchina. Però mi interessa sentire parlare del rapporto fra il comune di Corsico chiaramente e la TM oppure con le ferrovie nord, con le ferrovie dello Stato. Ecco, mi auguro che i rapporti fra noi e la TM, le ferrovie nord, migliorino. Ultimamente mi sembra che parliamo sempre di progetti che vanno bene, che sono l'eccellenza. Non dimentichiamo un progetto
ci ha dato qualche fastidio con la TM. Quindi parliamo anche di cose negative, non solo di cose positive, della bellezza del progetto fatto con la regione, del car sharing che arriverà. Perché il trasporto su gomma è un pericolo, è una difficoltà per il comune di Corsico. La percorribilità con l'avvento della strada metropolitana. Noi abbiamo una provinciale su una villa che è intasata tutte le mattine, o ci sia macchina o ci siano pullman. Quindi il fatto che la rotonda di Nortana debba servire per forza è positivo, ma ben venga la città metropolitana ci permetterà magari di avere o meno macchine sul territorio. Però a questo momento qua la mia abitante di Corsico forse non consente di fare questo, perché magari scelte negli anni precedenti hanno portato ad avere una viabilità che è un po' congestionata sia al mattino che alla sera, e lo può vedere chiunque quando va a casa la sera o quando va a lavorare il mattino. Di conseguenza parliamo anche dei rapporti che dovremmo avere con TM e con Ferrovie dello Stato. Questi sono i progetti futuri che riguarderanno la città metropolitana, quindi anche Corsico, nella possibilità di avere una metropolitana veramente leggera che sta arrivando ad esempio all'orienteggio, che arrivi fino qua in modo da permettere alla gente eventualmente di lasciare a casa la macchina e andare con i mezzi pubblici, però a condizione che per arrivare all'orienteggio ci metto un'ora. Comunque il mio voto sarà di astensione, perché noto con piacere il fatto di un ripristino di una linea, di Pullman che chiaramente io non conoscevo, il fatto che venga rimesso a posto una situazione che prima era stato un danno per la maggior parte dei cittadini, a riprendere, a rimettere a posto questa situazione per me è già un lato positivo. Allora, ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Ballardini. Grazie Presidente. Io non ho voluto intervenire al dibattito perché è stato già molto lungo e penso che quando si discute di trasporto, in particolare di trasporto pubblico, dovremmo avere, come hanno fatto purtroppo pochissimi interventi, una visione un po' più ampia, non soltanto quella della città metropolitana, ma come minimo regionale. Io penso che nella regione, una delle regioni più inquinate d'Europa, l'investimento nel trasporto pubblico dovrebbe essere molto più alto. Abbiamo purtroppo invece una regione che da anni è governata dal centrodestra, che negli ultimi anni ha sviluppato invece altre infrastrutture viabilistiche. L'ultima e più famosa è... Posso finire, Presidente? L'ultima è la Brebeni, che è costata centinaia di milioni di euro e che è praticamente vuota. Mi piacerebbe sinceramente che i consiglieri di opposizione qui a Corsico, ma che fanno parte dei partiti di maggioranza a livello regionale, siano appassionati di questo tema, non soltanto qui, ma anche rispetto ai loro referenti regionali, quando chiedono giustamente qui di avere più trasporto pubblico, di avere investimenti in nuove linee come quella verso la Burgo. Naturalmente, dato che sappiamo bene che le casse del Comune di Corsico non permettono la possibilità di implementare questi investimenti, è necessario assolutamente un potenziamento e un investimento da parte di enti sovraordinati. Sulla proposta di delibera sono naturalmente d'accordo, perché appunto, come ha detto giustamente la sindaca, non possiamo fare una questione di campanilismo, l'autobus dove passa, a quali vie avvantaggia o svantaggia. Io penso appunto che l'avere la possibilità di una linea nuova, cioè una linea che si sposti arrivi fino alla stazione di Cisano Boscone, dia la possibilità anche ai cittadini di Corsico di poter utilizzare meno la macchina e di avere possibilmente una rete pulita. Colgo anche l'occasione per ringraziare l'assessore Blumetti, che è stata, secondo me, ingiustamente attaccata, soprattutto a livello personale, in questo dibattito, così come tante altre volte. Perché non solo, come ha ricordato prima l'assessora, le decisioni che sono state prese sono sempre state prese a livello collegiale di giunta, ma sono state prese appunto cercando di mediare tra interessi diversi di cittadini, di
studenti di diversi appunto interessi. Credo appunto che le soluzioni portate, adottate alla fine, sia sulla delibera in oggetto, sia sulla 64, siano le migliori, per questo do il mio voto favorevole. Grazie. Altri per dichiarazione di voto? Presidente, io faccio effettivamente la dichiarazione. Consiglio Asti. Non faccio l'intervento. E faccio la dichiarazione di voto per dare la risposta a Varieschi, in quanto per dimostrare a Varieschi che io sto attento al dibattito, Varieschi, e ascolto sia l'assessore come ho ascoltato la sindaca. Ti faccio presente che ho ascoltato talmente bene l'assessore quando l'assessore dice: io sono innamorata del laghetto di Quartiere Lavagna, io sono innamorata del parco di Quartiere Lavagna, io sono innamorato del buon mercato di Quartiere Lavagna, io sono innamorato del centro sociale dove va a ballare, presumo no, del Quartiere Lavagna. Bene, io ti dico, Varieschi, e glielo dico anche all'assessore, io sono innamorato dei cittadini di Quartiere Lavagna e sono affezionato ai cittadini di Quartiere Lavagna e so che questa delibera in un certo qual modo non migliora le condizioni di un quartiere anziano come Quartiere Lavagna. Poi nel tempo stesso rispondo anche al collega Ballardini che cercava di girare la cosa a livello regionale dei trasporti. Ballardini, in questo Consiglio Comunale, in un modo particolare in questa occasione, non abbiamo trattato la Milano-Mortara, che ci avete fatto spendere fior di milioni per progetti, per pubblicità, eccetera. Bene, noi non abbiamo fatto questa strumentalizzazione, eppure guarda caso voi vi appiccicate dove la Regione Lombardia che governate voi automaticamente pensate la tratta, eccetera. Noi non abbiamo trattato neanche la Milano-Mortara, ci avete fatto spendere fior di milioni senza ottenere niente. Grazie. Pertanto il mio voto di astensione. Nostro voto di astensione. Altre dichiarazioni di voto? Fai un consiglio di capo allora. Io non rispondo alle solite provocazioni che ormai da 5 anni conosciamo in quest'aula. Io esprimo davvero la mia grande soddisfazione per quello che ha detto la sindaca, ma solo per quello che ha detto la sindaca, ed esprimo la mia solidarietà all'amico Pansini. Grazie, il nostro voto è astensione. Grazie. Ci sono altri per dichiarazione di voto? Nessuno, passiamo al voto. Tutti i consiglieri in aula, per cortesia. Tutti i consiglieri in aula, per cortesia. Per quello che hai detto prima. Bravo, sei stato un grazie. Oh, stasera ti fai un po'. Stai zitto che una volta hai detto non ho mica fatto il pazzo con il diavolo. Ma il consigliere Giulio è andato via. No, è preso. Non sta bene. È preso. Se può entrare votiamo. Qualcuno ha detto che stavi parlando con l'avvocato, perché tu non sono un avvocato. Va bene. No, visto che dobbiamo contarti, siedi là per favore. Grazie. Dai, allora cominciamo cortesemente la votazione. Contrari. Astenuti. Allora, a parte il numero, Riggio, Tarantola, Andres, Grieco, May, Va.
esecutività come prima? Sì. Astenuti sempre gli stessi? Nessun contrario? 17 favorevoli. Approvato. Passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno. Mozione presentata dal consigliere di capo avente ad oggetto inaffidabilità di chi chiede di cooperare col comune di Corsico. Grazie signor Presidente. Mi dispiace per gli amici che per 3 giorni sono venuti qui ad ascoltare questa mozione, ma li devo deludere, perché noi abbiamo ascoltato la registrazione dell'ultima interrogazione che ho fatto dell'assessore Guastamacchia, e siccome siamo sicuri che lui è una persona di parola, noi ci accontentiamo di quella interrogazione e quindi io ritiro la mozione. Lo so che è una bella fuga. Scappa. Signor Magnoni, io già l'ultima volta avevo detto che la ritiravo. Dottor Magnoni, per favore. Per favore. Ma Roby, per favore. Signor Roberto, prego. Andiamo innanzi. No, va bene. La ritiro, cos'è? Adesso lei deve fare quello che devo fare io, signor Roberto. Certo. E allora? La ritiro, cos'è che vuole? Ma cos'è che vuole, signor Mazzia? Vorrei che non tirasse il sasso e gli tirasse la mano. Ma per favore. Oh, sì. Ma per favore, che i sassi li tirate voi, non noi. Sì, Sì. Prego, andiamo avanti, so che io ho dei problemi. Ok. Comunque, scusa, Presidente, questa è un'operazione veramente squalificante, sì. Non è censurabile, perché non si può dire per N tempo con questi sembra e far presupporre chissà quali ragionamenti, chissà quali cose, okay, chissà quali scheletri, e poi alla fine, tra l'altro, denigrare anche, come è stato anche chiesto che fosse fatto, eccetera, approvato una cooperativa a questo livello, e poi a un certo punto con questa operazione si ritira sempre la mano dopo che si lascia passare. Questo è veramente squalificante, veramente non è una cosa che non ha censurato, ma non voglio usare altri termini perché sono sotto registrazione. Non voglio neanche io usare molti altri termini. Avrà il consiglio di capo avrà i suoi buoni motivi per ritirare la mozione, non possiamo. Va bene. Noi andremo oltre la mozione. Bene. Noi siamo in attesa, di avere eventi di questa cosa qui. Andiamo avanti. A fondo. Signor Magnoni, le sue cose se le gestisce lei. Ecco, allora. A fondo. E noi, anche noi siamo andati a fondo. Anche noi siamo andati a fondo. A fondo. La mozione basta adesso. La mozione è stata ritirata. Sì, caro Magnoni. In effetti è un argomento che tiene il banco da diversi anni. E quindi, per favore. Spegniamo il microfono. Per favore. Spegniamo il microfono. La cosa strana che ancora non si è chiarita. Certo. Perché se effettivamente la cooperativa non ha osservato la convenzione, il comune allora ha il diritto di dirlo a suo, apriamo il dibattito. Manda a fanculo, ma chi sei tu che mi puoi mandare a fanculo? Mi aspetti fuori, benissimo.
Benissimo, benissimo. Mi aspetto fuori, domani mattina vado subito io. Mi aspetto fuori. Basta. Ti aspetto fuori, questa è una minaccia. Basta, riprendiamo i lavori del consiglio. Calma.